Ho provato a condividere le mie riflessioni, i miei insight su questo viaggio che stiamo compiendo insieme nell'emergenza. Tra i messaggi c'era quello di restare, ascoltare, fluire insieme al processo che si sta compiendo e cercare di imparare la lezione. È una strana sfida quella che stiamo vivendo. Non si sa bene se la sfida principale sia il virus oppure la nostra mente. Oppure i nostri tentativi di difenderci, di non ammalarci, di curare, di comprendere. Da parte mia faccio quello che posso. Sono in una condizione estremamente privilegiata. Sono in un bel posto, attorniato da montagne, da fiumi, da laghi. Assisto da lontano al darsi da fare dei medici, al dramma del personale medico, infermieristico, a tutto il mondo, insomma, dell'assistenza, della cura. Assisto da lontano e ribadisco, mi tolgo il cappello di fronte a tanto impegno. Assisto da lontano alle iniziative di chi deve prendere delle decisioni, al dramma di chi deve prendere delle decisioni. E cerco di solidarizzare con le loro scelte. Cerco anche di solidarizzare con i messaggi delle chat, con i messaggi dei social, con tutti questi messaggi che tentano di esorcizzare in qualche modo la paura, di dare loro consigli, di esprimere ciascuno a suo modo quello che crede meglio. Ciascuno a suo modo, ciascuno al suo posto. Il mio posto è un posto di osservatore privilegiato, dicevamo. Mio padre ha 96 anni. È a Milano, i miei nipotini, mia figlia, è nella zona rossa, in Brianza. Siamo tutti coinvolti, ma ciascuno al suo posto. E il mio posto è quello di partecipare come posso, condividendo quello che nasce dalle comprensioni, conoscenze e intuizioni. Sono un medico psicoterapeuta da 40 anni. Vede migliaia di persone. Anche in questi giorni vedo e sento persone che portano i loro timori e le loro soluzioni. Voglio continuare a dare il mio contributo. Vorrei tanto vedere che stiamo facendo il nostro meglio, ma io purtroppo continuo a vedere che l'oscura signora della paura domina. Ci sono ottimi pretesti, ma la mia domanda è quando, se non di fronte alle situazioni che fanno paura, possiamo dimostrare la nostra capacità di riconoscere la vera natura della paura. Quando, se non in un momento di emergenza, noi possiamo fare un salto, come umanità, come società, un salto che, detto in una parola, ci faccia uscire dai pretesti. Il vero grande nemico è la paura e il vero grande rischio è quello di continuare a restare dentro i pretesti. Certo, in emergenza bisogna salvare le vite, non c'è dubbio. Il compito di chi deve salvare le vite, di chi è in prima linea, è un compito straordinario. Ma se noi vivessimo sempre solo in emergenza, se noi non imparassimo dall'emergenza, se noi non ascoltassimo anche chi ha la fortuna di guardare da fuori e di notare qualche cosa che manca. Ho fatto in un video precedente un dialogo tra Apollo e Dioniso. Apollo potrebbe dire oggi, dall'Olimpo guarda giù, te l'avevo detto, hai visto? L'oscura signora sta dominando. La ragione è lo strumento che tutti quanti usano. La scienza, il virus, le precauzioni. Hai visto? Con questo grande pretesto, l'essere umano continua a ignorare la sua ombra, continua ad ignorare i doni, continua ad ignorare gli insegnamenti che dovrebbe ricevere. È inutile che insisti. Questa è la natura umana. E, dice Dioniso, dai tempo. Già molte persone stanno riconoscendo il valore di questo cambiamento. Se ne stanno in casa, hanno tempo per leggere, hanno tempo per stare con i propri cari, hanno tempo per ascoltarsi. Hanno tempo
finalmente per fermarsi. Si trovano di fronte ai propri alibi. In una situazione di emergenza la strettoia si fa più stretta. Se non hai più alibi per stare lontano da te stesso, quando sei solo con te stesso, o vedi o devi cercare dei pretesti ancora più validi. Ma guarda quanti messaggi creativi, quante risorse si stanno risvegliando nelle persone. Riconoscono che hanno impiegato la loro vita e il loro tempo in tante cose che non sono veramente importanti. Stanno ritrovando la spinta, stanno ritrovando la forza dell'eros, stanno ritrovando la forza di quello che veramente conta. Sì, arriva Atena, la dea della saggezza, tra l'altro. Certo, dopo tanto darsi da fare e correre, un po' di tregua. Ma qual è il vero insegnamento? State vedendo semplicemente un'esasperazione del conflitto tra la ragione e la paura, tra il razionale e l'irrazionale. Il darsi da fare per controllare ciò che è incontrollabile, per vincere la battaglia. Ancora una volta i termini sono lotta, vittoria o sconfitta. Ancora una volta le persone oscillano. C'è chi spinge verso l'incoscienza, una fiducia incosciente, e chi rincara la dose sulle precauzioni e sulla paura. Le precauzioni, la paura, la fiducia. C'è un equilibrio nelle precauzioni, nella paura, nella fiducia, nel controllo, nel lasciarsi andare. Ma equilibrio non è nel contrasto. Questo equilibrio è nella comprensione della vera natura dell'insegnamento. Un piccolo infinitesimale esserino che non conosce frontiere, non conosce ragione, non conosce buoni o cattivi, va a prendere l'interstizio tra il sangue e l'aria, tra il cielo e la terra. Gli alveoli polmonari sono il luogo dove il sangue, quindi il corpo, quindi la materia, si incontra con l'aria e riceve il nutrimento, la fonte della vita. E l'esserino va lì, materia, spirito, terra, cielo, micro e macrocosmo si incontrano lì. E in quel luogo l'esserino va e dice, certo questa è solo una delle ipotesi, è solo uno dei messaggi che potremmo cogliere. Non è una verità, non ha una ragione, ma potrebbe essere una delle tante cose che vediamo. Oppure è arrivato dalla Cina. La Cina, un luogo di tradizioni millenarie, dove sono? I gruppi che praticano Tai Chi vengono combattuti. Millenarie tradizioni, la culla della spiritualità, il Tibet, è stato distrutto e colonizzato. L'agopuntura è diventata un fantasma. Le tradizioni si sono perse, per non parlare di religioni, chiese o qualsiasi esse siano, dal buddismo al cristianesimo. Vai in giro per Pechino, per Shanghai, per Wuhan. Prova a trovare esperienza interiore, prova a trovare spiritualità, prova a trovare qualche cosa che ti rimandi all'anima. La conquista capitalistica, la conquista dei mercati, la crescita esponenziale delle aziende, l'egemonia economica, l'unica divinità è il successo, è il progresso, è il denaro. Forse da qualche parte è nascosta. Certamente. Continua a sopravvivere. La verità è che ci hanno dimenticati, caro Apollo e caro Dioniso. E non sto parlando delle religioni. Sto parlando delle divinità interiori, sto parlando dell'anima, sto parlando di quello che Jung chiamerebbe lo spirito, del profondo. Tutti persi nello spirito del tempo. Lo spirito del tempo è progresso, è successo, è vittoria. E se per caso arriva il nemico, vedi il virus, lo spirito del tempo è paura, controllo, combattere, vincere. Ma lo spirito del profondo, l'eternità della divinità negli esseri umani, l'eternità dell'essere, così come ai tempi dell'antica Cina, così come oggi, l'eternità dell'essere, anche se ci dimenticate, ci siamo,
come dice Hillman, se gli dèi vengono soppressi, dimenticati, diventano malattie. Anche se ci mandano i messaggi, rimangono nemici da combattere, dalla Cina, che in questo momento rappresenta l'apoteosi del successo mercantile ed economico. Prendi il pacchetto completo, se proprio lo vuoi. Stiamo cercando di compiere qualche piccolo passo, ma come ricorda la fanciulla, che ormai è una star planetaria, Greta, se la casa sta bruciando, non state a discutere o a pensare a quello che farete fra 30 anni. È adesso. E questo adesso è qualcosa che tu puoi fare di dentro. Questo adesso non è agire, semplicemente. Questo adesso è svegliarti. Questo adesso è di imparare a vedere, a raccogliere i segnali, e non è pensare, non è in un modo paranoico cercare di comprendere, cercare di controllare, di cogliere i messaggi nascosti, no. È aprire gli occhi e guardare, occhi chiari, mente vuota, cuore leggero. Quante volte tu affronti, ti affacci, affronti l'esperienza che stiamo vivendo con occhi chiari, mente vuota e cuore leggero? Quante volte tu stai vuoto, vuoto, sveglia, sveglio? Lascia andare i fantasmi tuoi e degli altri, le paure tue e degli altri, e riconosci che l'unica comprensione può venire da dentro. Quante volte tu ti chiedi, sono a casa? Mi sto accorgendo che sono a casa. E a casa noi lo siamo sempre, anche quando la casa brucia o anche quando entrano i nemici. Siamo a casa. E certo, spegniamo il fuoco o ci difendiamo dai nemici, ma consapevoli che siamo a casa. Il grande dramma dell'identificazione, dell'andare fuori casa, nel farci guidare dalle emozioni, di farci guidare dal mondo esterno, di farci guidare da quello che succede. La reazione della prima attenzione, c'è il nemico, lo devo combattere. Prima accorgiti che sei a casa, perché se il nemico ti porta fuori casa ha già vinto. Se il nemico ti fa dimenticare chi sei, ha già vinto, anche se tu poi lo combatti. E se una volta che tu hai sconfitto il nemico, sei ancora, e a maggior ragione ti dimentichi che sei a casa, perché ti sentirai vincitore. Che vittoria è? Siamo a casa. Siamo a casa. Cos'è questa casa? Il sé è eterno. Il tuo essere, lo spirito del profondo di cui parla Jung. Lo spirito del profondo è eterno. Sei a casa. Sei a casa, qualsiasi cosa succeda. Tu sei lo specchio nel quale si riflette il mondo. Tu sei la sorgente dalla quale tutto si manifesta. Tu sei una scintilla del divino. Anche adesso, anche adesso, anche adesso, quando ti lavi le mani, te ne stai isolato. Cerchi di rispettare le regole. Anche adesso sei una scintilla divina. Anche adesso sei a casa. Anche adesso siamo a casa, ricordiamocelo. Anche adesso il nostro respiro fluisce. Quante volte in vita nostra stiamo in contatto con il nostro respiro e lo sentiamo fluire? Guarda un po', l'esserino va lì nel respiro, dice toc toc. Toc toc, guarda che se non respiri muori. Toc toc, guarda che terra e cielo sono insieme. Non solo il fare, ma anche l'ascoltare. Non solo il vincere, ma anche l'accogliere.
l'imparare, non solo il sopravvivere, ma anche il vivere, non solo correre e darsi da fare, ma anche restare e lasciare scorrere, non solo forza, ma anche debolezza, non solo Apollo o Dioniso, tutte e due, nella saggezza, figliuoli, nella saggezza, scompari, lascia, lascia. Se vuoi affrontare il virus, non lasciare che sia la paura a guidarti, sei a casa e assisti, non ha nessun potere se non quello che gli dai tu, resta, conosci la vera natura di quello che sta succedendo dentro di te e chiediti se stai respirando o no prima di prendere una decisione, se ti accorgi di essere a casa o no prima di prendere una decisione, se ti accorgi che tutto sta andando secondo un principio ordinatore, lo spirito del profondo si sta manifestando. Impara a riconoscerlo. Resta a casa, osservati. E fluisci insieme nella fiducia prima di e contemporaneamente, mentre fai quello che è il tuo compito, ovunque tu sia. Sì, potrebbe dire Apollo, vero? Fai presto a dire tu, ma prova ad essere in frontiera, prova ad essere con la maschera e i guanti bardato a dover salvare le vite e non avere posto dove mettere i malati e non avere respiratori. Prova tu, io non so cosa farei se fossi lì, perché non sono lì, ciascuno al suo posto. E il mio posto è quello di ricordare che c'è sempre un buon motivo per seguire un pretesto, per dimenticarci che comunque siamo a casa, per osservare il gioco e dire questo sta succedendo, questo è quello che posso fare, questo è quello che non posso fare. Se passeggi per strada, se sei sul metro, se non passeggi più per strada o se non vai più sul metro, segui pure ciò che senti, ma guarda quello che stai facendo. Occhi chiari, mente vuota, cuore leggero, spirito del profondo. Ricordiamoci dello spirito del profondo. Ricordiamoci del nostro sé in viaggio attraverso le vicissitudini dello spirito del tempo.